Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5, capitolo 25, 25 ottobre 1903. Venendo l'ora del mio solito stato, pensavo tra me che se il Signore non ci veniva dovevo provare a sforzarmi ad uscire dal mio stato, anche per vedere se almeno ci riuscivo. Onde in primo ci riuscivo, ma poi è venuto il mio adorabile Gesù e mi faceva vedere che quando io pensavo di starmi nel mio stato, lui si avvicinava e mi incatenava a sé, in modo che io non potevo uscirne. Quando poi pensavo a levarmi dal mio stato, lui si allontanava e mi lasciava libera, di modo che potevo farlo. Onde non mi sapevo decidere, dicevo fra me, quanto vorrei vedere il confessore per domandare a lui che cosa dovrei fare. Quindi poco dopo ho visto il confessore insieme con nostro Signore e subito ho detto, ditemi, devo stare sì o no? E mentre ciò dicevo, vedevo nell'interno del confessore che aveva ritirato l'ubbidienza che mi aveva dato il giorno precedente. Onde mi decisi a starmi, pensando tra me che se fosse vero che aveva ritirato l'ubbidienza, va bene. Se poi era mia fantasia e così vedevo, mentre poteva essere falso, quando il confessore veniva, allora si pensava potendo riprovare un altro giorno. E così mi sono vietata. Onde, seguitando a farsi vedere, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, la bellezza dell'anima in grazia è tanta da innamorare lo stesso Dio. Gli angeli e i santi ne restano stupiti nel vedere questo prodigioso portento di un'anima ancora terrestre posseduta dalla grazia. Alla fragranza dell'odore celeste gli corrono intorno e con sommo loro piacere trovano in esso quel Gesù stesso che li beatifica nel cielo. Di modo che per loro è indifferente tanto stare su nel cielo quanto giù vicino a quest'anima. Ma chi mantiene e conserva questo portento, dandole continuamente nuove tinte di bellezza all'anima che vive nella mia volontà? Chi toglie qualunque ruggine di imperfezione e le somministra la conoscenza dell'oggetto che possiede? La mia volontà. Chi rassoda e stabilisce e fa restare confermata nella grazia? La mia volontà. Il vivere nel mio volere è tutto il punto della santità e dà continua crescenza di grazia. Ma chi un giorno fa la mia volontà
ed un altro la sua, mai resterà confermato nella grazia, non farebbe altro che crescere e decrescere. E questo quanto male arreca all'anima, di quanta gioia priva Dio e se stessa. È immagine di chi oggi è ricca e domani povera, non resterà confermata né nella ricchezza né nella povertà, e quindi non si può sapere dove andrà a finire. Detto ciò è scomparso, e poco dopo è venuto il confessore, e avendo io detto ciò che ho scritto, mi ha assicurato che veramente aveva ritirato l'ubbidienza che mi aveva dato. Per ubbidire al confessore riprendo a dire gli altri significati da me compresi del giorno del 24 corrente, onde la donna rappresentava la Chiesa che, essendo inferma non in se stessa ma nelle sue membra, e sebbene abbattuta ed oltraggiata dai nemici e resa inferma nelle sue membra, mai non perde la sua maestà e venerazione. Il letto dove si trovava comprendevo che la Chiesa, mentre pare oppressa, inferma, contrastata, pure riposa con un riposo perpetuo ed eterno e con pace e sicurezza nel seno paterno di Dio, come un bambino nel seno della propria madre. Le spalliere del letto che toccavano la volta comprendevo la protezione divina che assiste sempre la Chiesa, e tutto ciò che essa contiene, tutto dal cielo è venuto, sacramenti, dottrine ed altro, tutto è celeste, santo e puro, in modo che tra il cielo e la Chiesa c'è continua comunicazione non mai interrotta. I pochi religiosi che prestavano cura, assistenza alla donna, comprendevo che pochi sono quelli che difendono la Chiesa fino a dare la vita, tenendo per sé stessi i mali che riceve, o tenendo come fatti a se stessi i mali che riceve. La stanza dove dimorava, composta di pietre, rappresentava la solidità e fermezza ed anche la durezza della Chiesa a non cedere nessun diritto che le appartiene. La donna morente, con intrepidezza e coraggio, si fa battere dai nemici, rappresenta la Chiesa che, mentre pare che muore, allora risorge più intrepida. Ma come? Con le sofferenze, con lo spargimento di sangue. Vero spirito della Chiesa, sempre pronta alla mortificazione, come lo fu Gesù Cristo. Bene, ci fermiamo qui perché ne abbiamo abbastanza per fare una duplice meditazione, prima sulla vita nella Divina Volontà e secondo, ecco, ringraziamo questo confessore che ha dato l'obbedienza a Luisa per decodificare ancora meglio le immagini che abbiamo visto proprio nella meditazione del giorno precedente, quella del 24 ottobre, del giorno prima, che è quella che è stata anche fatta ieri. Allora, la prima cosa su cui meditare è la bellezza dell'anima in grazia. Le parole che Gesù dice, insomma, fanno sobbalzare il cuore di gioia. Si innamora lo stesso Dio, addirittura dice che gli angeli e i santi sono talmente, come dire, gioiosi nel vedere un'anima terrestre, quindi in questa dimensione ancora così caduca e fallace, e rivestiti della grazia di Dio, ne sono così felici che Gesù dice addirittura di modo che per loro è indifferente stare nel cielo o vicino a quest'anima. È una frase davvero incoraggiante, insomma, davvero impressionante, parla di angeli e di santi. Quindi questo ci fa comprendere, oggi insomma è bene considerarlo, meditarlo, viverlo, annunciarlo, parlarne, quindi questo vale anzitutto per i predicatori, quindi per i sacerdoti, ma insomma anche per i fedeli comuni, insomma, che come possono
devono comunque testimoniare ed evangelizzare negli ambienti dove si vivono, facendo riflettere sempre con tanta delicatezza e con tanta dolcezza e con tanto rispetto anche e misericordia, insomma, delle anime di oggi, insomma, che sono veramente ciechi nati quasi, insomma, nella quasi totalità dei casi. Comunque, fermo restando tutte quante queste accortezze proprie della carità, è necessario, ecco, prospettare, ecco, far riflettere sulla importanza della custodia della grazia. Cioè, vivere in grazia di Dio dovrebbe essere la prima preoccupazione di ogni essere umano, prima che di mangiare, prima che di bere, prima che di avere un lavoro, prima che di avere le sicurezze, gli affetti, la famiglia, tutto quello che noi vogliamo. Dovrebbe essere la prima cosa da curare, così come il compito dei ministri sacri è curare, come sempre ci ha insegnato, la gloria di Dio e la salvezza delle anime. La salvezza delle anime è certa, almeno moralmente certa, quando un'anima si può pensare che stia in grazia di Dio. Come sappiamo che la Chiesa insegna che la certezza di stare in grazia di Dio, e questo ci aiuta a camminare nell'umiltà, non può essere, nessuno può averla su questa terra a meno che non abbia ricevuto una rivelazione di Dio. Noi non possiamo essere certi né di stare in grazia di Dio, né di essere confermati in grazia di Dio, né tantomeno di perseverare fino alla fine in grazia di Dio. Il Concilio di Trento chiaramente ha insegnato che queste cose umilmente dobbiamo fare in modo di custodire la grazia. Sappiamo come si fa, stando lontano dal peccato grave, curando bene la confessione frequente, chi non l'ha mai fatta, pensando seriamente di fare una buona confessione generale dei peccati di tutta quanta la vita, la comunione frequente, la preghiera, insomma, i mezzi che la Chiesa ci insegnano. Certo, se uno fa tutte queste cose, può con umiltà dire: dico, spero di essere in grazia, presumo di essere in grazia, penso di essere in grazia. E questo certamente è sufficiente per accostarsi anche alla Santa Comunione, no? Perché poi, ripeto, la certezza è assolutamente impossibile averla, no? C'è il famoso caso di Santa Giovanna d'Arco, insomma, no? Quando le chiesero una domanda trabocchetto, tipo quelle fatte dai farisei a Gesù nel Vangelo: tu stai in grazia di Dio? E le rispose come alla grande: se lo sono, Dio mi ci confermi, se non lo sono, Dio mi aiuti a recuperarla, la grazia di Dio, no? Questo è sempre un atteggiamento doveroso, ecco, perché dobbiamo sempre camminare comunque nell'umiltà. Ecco, Gesù poi spiega che la divina volontà, questo è un prequel, questo poi diverrà un tema classico, ecco, nel proseguo degli scritti, custodisce, rassoda, stabilisce, protegge, mantiene la grazia e soprattutto conferma nella grazia. Un'anima che vive nella divina volontà, Gesù spiega tante volte, stabilmente, quindi non come qui spiego un giorno sì, un giorno no, non può, fermo restando che rimane certamente una possibilità teorica, no? Ma non può, ecco, peccare gravemente, quindi anche se non lo sa, ordinariamente non si sa, di fatto è confermato nella grazia. Per fare questo, per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo fare attenzione a non andare a procedere a fare i cammini all'elettrocardiogramma, si chiamano così, si chiamano. Sappiamo che l'elettrocardiogramma sono dei grafici che hanno dei picchi in alto e dei picchi in basso, no? Ecco, noi dovremmo andare all'elettrocardiogramma piatto, quindi una linea costante, orizzontale, che rappresenta la stabilità di chi cerca ogni giorno, ecco, di situarsi dentro la divina volontà e di non uscire né in alto né in basso. Ecco, questa è una bella immagine, forse, questa dell'elettrocardiogramma, insomma, perché noi sappiamo che, facendo l'esempio della vita secondo virtù, che non è ancora stare nella divina volontà, ma quantomeno è farla con una certa regolarità, il che già è qualcosa,
Noi sappiamo che nelle virtù si eccede in difetto quando mancano, ma si eccede anche in eccesso quando sono troppo. Cioè non c'è né il troppo poco. Io ricordo, questo lo diceva sempre un mio caro vescovo, che il vizioso presenta sempre il proprio vizio come virtù. Cioè, il temerario ti dirà che è coraggioso, il vile ti dirà che è prudente, il prodigo ti dirà che è un magnifico, che non è uno spilorcio, che non è un tirchio, e l'avaro ti dirà che è parsimonioso. Quindi è molto difficile smascherare i vizi camuffati da virtù e camminare in questo equilibrio. Ecco, questo è, diciamo, un compitino a casa molto importante, no? Nessuno, guardate, quando il nostro cuore è aperto, io più tempo passa, più di questo me ne vado convincendo, va tutto bene. Ma quando il nostro cuore è chiuso, perché chi è che ci dice, sta attento che questa non è virtù, ma è vizio? Ce lo dice anzitutto il nostro Signore, ce lo dice il nostro cuore, se lo vogliamo ascoltare. Poi ce lo dicono, se abbiamo la grazia di averli, le persone che il Signore ha messo nel nostro cammino. Quindi chi ha il confessore, un confessore stabile, se è un buon confessore, piano piano, ecco, però anche lì, no, il confessore deve avere molto discernimento, perché se un'anima non ti vuole sta a sentire, è inutile che gliela dici una cosa, perché l'unica cosa che fa, l'unico effetto che produce è che si inasprisce ancora peggio se glielo dici troppo presto, non lo riconosci. Ancora di più, per questo dovrebbe essere utile l'operazione del padre spirituale, no? Ecco, operazioni che però dovrebbero anzitutto essere finalizzate a portare l'anima sulle frequenze della coscienza, quindi, cioè a metterla in ascolto di ciò che Dio già le sta dicendo, perché Dio parla nel nostro cuore, se lo vogliamo stare a sentire. Quindi anziché fare un'azione sostitutiva nei confronti di Dio, dire, guarda che questo, tu c'hai questo difetto, cercare di portarcela, poi soltanto se si dovesse vedere che l'anima proprio non ci arriva ed è comunque ben disposta a intervenire. Però ecco perché il Salmo 50, mai sufficientemente meditato, dice: tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza, no? Molto da meditare sarebbe questa frase. Se il nostro cuore è sincero, vuole conoscere la verità, anche se dovesse essere amara, anche se dovessimo andare a scovare dentro noi stessi delle brutte sorprese, che sicuramente ce ne sono e non poche, il nostro Signore ci aiuta a scovarle non certo per farci venire la depressione o per metterci in mano una rivoltella per spararci un colpo alla tempia. Quindi ci aiuta ad entrarci dentro, perché le situazioni problematiche possiamo risolvere, perché i vizi si possano cambiare in virtù, ecco, e uscire, ecco, dalla illusione e da altre brutte malattie interiori. Poi c'è un'altra cosa. Terminiamo con questo sguardo rivolto sulla Chiesa. E speriamo di metterci bene in mente certe cose, perché allora, numero uno, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, la Chiesa è inferma non in se stessa. Rimando sempre alle cose che disse San Giovanni Paolo II, qualcuno disse: la Chiesa chiede perdono. La Chiesa chiede perdono. La Chiesa non chiede perdono a nessuno, perché la Chiesa è santa, una santa cattolica apostolica, insomma. Non vorrei mancare all'umiltà, insomma, questo è un tema che ho approfondito proprio nei miei studi. La Chiesa non può chiedere perdono, perché la Chiesa è una realtà divina in se stessa. Ed è inferma non in se stessa, ma nelle sue membra, perché la Chiesa, questo ce lo dicevano sempre, attenzione, la Chiesa non è, cioè, tu dici, che cos'è la Chiesa? La Chiesa sono 1 miliardo di cattolici che stanno adesso in giro, ma te lo sogni proprio la notte. La Chiesa non è la somma algebrica dei suoi membri, 1 più 1 più 1 uguale Chiesa, assolutamente. D'accordo? C'è sta una parte della Chiesa che sta in paradiso, c'è sta una parte della Chiesa che sta in purgatorio, una parte della Chiesa che sta sulla terra, una parte della Chiesa che ancora deve essere creata. D'accordo? Sono i cristiani che camperanno tra 100, 200, 300 anni. Quindi la Chiesa, la sposa di Cristo, è una realtà misterica, una realtà divina.
che si articola, si sostanzi, così come la Chiesa, si insegna in teologia, la Chiesa che non è una realtà astratta, ma la Chiesa si manifesta, l'unica Chiesa universale dove si manifesta? Nella diocesi, nella Chiesa locale. E qual è l'ultima localizzazione della Chiesa? La parrocchia. Ma la parrocchia non è la chiesa, però è il luogo dove io la incontro, dove io ne faccio esperienza sensibile. Allora, la vita è un fedele, non è la chiesa, non la rappresenta, però in quanto battezzato, la chiesa, diciamo così, vive anche in lui, ma non si identifica mai con lui. Quindi forse è anche il più grande criminale, tutti quanti i peccati che fa non intaccano la chiesa in sé, ma certamente ne indeboliscono, ne offuscano l'immagine e certamente feriscono chi lo commette il peccato e le altre membra della Chiesa su cui ricade. Ecco. E quindi questo indebolisce la Chiesa, dà manforte ai nemici che a volte approfittano anche dei peccati, degli scandali di alcuni membri della Chiesa per dargli addosso e per cercare di distruggerla. Ma dice Luisa, ovviamente interpretando una immagine data da Gesù, che è inferma nelle sue membra, è abbattuta, oltraggiata dai nemici e appunto resa inferma nelle membra, ma non perde mai la sua maestà e venerazione. Ecco perché nei confronti della Chiesa non ce ne importa assolutamente, ma se anche tutti diventassero i più grossi scandalosi del mondo, a me non ce ne importa proprio niente. Rimaniamo tranquillamente dentro la Chiesa, che non perde la sua maestà e venerazione. E guai a chi manca di venerazione alla veneranda e maestosa Chiesa. Uno. Due, il letto dove si trovava. Bellissima questa cosa. La Chiesa, mentre pare oppressa, inferma, contrastata, riposa con un riposo perpetuo ed eterno, con pace e sicurezza nel seno paterno di Dio, come un bambino nel seno della propria madre. Attenzione, ricordo, qui oggi dilagano i preoccupati della Chiesa che devono fare questo mondo, non ci sta niente di cui preoccuparsi. Cioè, situazioni difficili, noi riposiamo tranquilli e sereni come un bimbo in braccio a sua madre, dice il Salmo 130. D'accordo? Questo non vuol dire diventare, come dire, atarattici, quietisti o infischiarsene. Per carità, noi facciamo tutto quanto il bene possibile, viviamo al meglio possibile la vocazione alla santità, preghiamo, cooperiamo, soffriamo e ci sacrifichiamo, come spiega Luisa nella parte, ma senza nessun tipo di preoccupazione né di agitazione di nessun tipo, perché la Chiesa oppressa, inferma e contrastata riposa con un riposo perpetuo ed eterno tra le braccia di Dio. A questo bisogna ricordarlo, questo qui, questo bisogna molto ricordarlo. Nessun panico, nessuna qualunque cosa succeda, nessun panico. Ecco, è anche molto opportuno, io lo raccomando sempre, ecco, o ripassare per chi l'ha già studiata, penso soprattutto insomma ai religiosi, alle religiose, ai sacerdoti, che la storia della Chiesa la devono studiare per forza nel curriculum degli, o anche a chi non la conosce, di andarsi a fare una bella letta, insomma, per vedere che questa situazione di lotta, di milizia, la Chiesa l'ha sempre vissuta. Cambiano soltanto le forme, i modi, i problemi, le contingenze storiche, d'accordo? Ma ci sono sempre state. La Chiesa è sempre vissuta in uno stato di assedio, o se si preferisce l'espressione di Papa Francesco come ospedale da campo, c'è sempre stata. Hai visto le scene dei film dove stanno le guerre, tutti quelli mutilati, con gli occhi dei fuori, con i denti rotti, con le ossa rotte, e gli infermieri, questi siamo in questo mondo purtroppo. Ecco. Ma senza agitarsi, senza disperarsi. Ancora, le spalliere del letto, la protezione divina che assiste sempre la Chiesa, sempre vuol dire anche quando non ce la meritiamo, anche quando i possibili peccati di chi che sia di per se stesso provocherebbero il nostro Signore a dire: senti un po', vedete un po', ma so un po', non lo fa. La protezione assiste sempre la Chiesa, tutto ciò che essa contiene, che dal cielo è venuto, i sacramenti oggi nella Chiesa non verranno mai a mancare, mai. Questo lo si ricordi bene. I sacramenti validamente celebrati nella Chiesa cattolica,
nessuno di questi mai non verranno mai a mancare, garanzia, d'accordo? I sacramenti sono garantiti, così come la purezza della dottrina è garantita dall'alto, d'accordo? Non possono venire a mancare. Tutto ciò che essa contiene dal cielo è venuto, sacramenti, dottrina ed altro. Tutto è celeste, santo e puro, in modo che tra il cielo e la Chiesa c'è continua comunicazione, non mai interrotta. Questo lo dobbiamo mettere in testa, cioè perché può prendere anche, no, può prendere, prende anche una sorta di zelo disordinato. Allora, qui la Chiesa sta in difficoltà, ah, qui bisogna fare qualcosa, qui siamo i salvatori della pace. Ma di cosa? Cioè, la Chiesa ci pensa il Padre Eterno, la Chiesa sta in contatto con il cielo. Questo non vuol dire, noi certamente Gesù ha affidato a noi, no? La cura e la custodia della Chiesa, dobbiamo lavorare, dobbiamo pregare, dobbiamo predicare, dobbiamo fare tutto quello che vogliamo, ministrare i sacramenti, tutto bisogna fare, ma senza dimenticare, come diceva Sant'Ignazio, fate come se tutto dipendesse da voi, sapendo che niente dipende da voi. La Chiesa è protetta dal cielo, la Chiesa cattolica, da lui. Questo che qui Luisa spiega, questo per chi ha studiato l'ecclesiologia, io un pochino l'ho studiata, o meglio, la mia specializzazione l'ecclesiologia, si sa, d'accordo, sono dottrine rivelate, sono articoli di fede non impugnabili, d'accordo? È così, ecco. Tutto ciò premesso, è vero che in alcune circostanze la Chiesa si trova in crisi, in difficoltà. E qui ci sono i pochi religiosi che difendono la Chiesa. A che prezzo, però? Difendono la Chiesa. Oh, io non l'ho ancora letta questa cosa qui, eh? Difendere la Chiesa su tutti i punti, anche a costo di dare la vita. D'accordo? Difendere sempre e comunque la Chiesa. Sempre e comunque. Perché anche quando, come dire, ci fossero delle situazioni difficili, noi dobbiamo sempre, non dobbiamo mai ricordare che ci sta l'episodio dell'adulto. Il Vangelo bisogna ricordare tutto quanto. Chi di noi è senza peccato, scagli per primo la pietra, eh? E noi stia molto attento a non scandalizzarsi dei peccati altrui, ma pensi ai propri. D'accordo? Quindi anche contro i nemici o contro le cose della Chiesa, certamente, per carità. Ah, ma quello scandalo c'è stato, va bene, c'è stato, ma tu pensi ai peccati tuoi, d'accordo? Più che agli scandali degli altri. E non essere così sicuro che quello stesso scandalo che tu, di cui tanto ti scandalizzi, non ne fai tu un altro, forse pure peggio. Questo si può dire, questo qui, con tanta umiltà e con tanta carità. Ecco. E questi non solo difendono la Chiesa, ma considerano fatti a sé i mali che riceve. Quando vedo una cosa brutta, non punto il dito, ma ci soffro come se fosse fatta a me, perché è fatta a me, perché io sono membro vivo di questo corpo. E soffro quando vedo qualcosa che non va. Non giudico, ma soffro. Soffro e offro, come si diceva in qualche santo monastero fino a qualche tempo fa. E poi un'altra cosa, l'ultima, la stanza dove dimoravo, composta di pietra, la solidità, la fermezza e anche la durezza della Chiesa non cedere a nessun diritto che le appartiene. Questo nel corso della storia tante volte, insomma, è stato il caso, insomma, di dover. Ecco, perché la bontà, certamente, l'amitezza della colomba, però va coniugata con la prudenza del serpente, d'accordo? Cioè la Chiesa non può rinunciare, d'accordo, o rinnegare i propri diritti nativi che ha, tra cui per esempio quello di annunciare il Vangelo, d'accordo, e di amministrare i sacramenti, e anche, stante il codice di diritto canonico, quello di poter avere i mezzi, compresi i beni materiali necessari perché questa cosa sia fatta, d'accordo? Ecco. Perché i beni della Chiesa servono, sono solo strumentali all'annuncio del Vangelo o alla celebrazione del culto e basta, non servono ad altro. Che poi ci si possa fare anche altro, che qualcuno forse lo possa fare, ritorniamo al discorso di prima, d'accordo? Ma in sé queste cose sono buone e vanno difese. Ancora. La donna morente rappresenta ancora la Chiesa, che con intrepidezza e con coraggio si fa battere dai nemici. Qui abbiamo lo stile. Noi non possiamo resistere al male opponendo altro male, né contro i nemici esterni della Chiesa, né
né contro i nemici veri o presunti interni alla Chiesa. Gesù ha detto: io vi dico di non opporvi al malvagio. Non si può resistere al male con un altro male. Non si può. Ma nella certezza di fede io il male me lo prendo, mi faccio anche ammazzare, sapendo che proprio nel momento in cui sembro morto, risorgo come nostro Signore. Per cui chi è tanto preoccupato, che vede tante cose che non funzionano, che vede solo quelle nella Chiesa, sarebbe bene che facesse un pochino di ripasso di fede, ricordando che Gesù ha redento il mondo quando sembrava essere morto e spacciato. Quando sembrava essere morto e spacciato era il momento in cui cominciava la vittoria. Per cui certamente negli ultimi 100 anni, forse sono di più, insomma, la Chiesa ha passato tante tribolazioni e tante purificazioni, ma io sono certissimo che da tutto questo se ne uscirà splendidamente, molto più belli di prima. E quando la Madonna parla del trionfo del cuore immacolato, che alla fine trionferà, io sono personalmente, insomma, abbastanza sicuro che faccia riferimento a questo. Quindi capite che ci sono degli stili, dei modi molto diversi di vivere nella Chiesa, di stare nella Chiesa, di vedere la Chiesa, di affrontare i problemi della Chiesa, di affrontare i nemici della Chiesa, eccetera, eccetera. E qui tutti noi dobbiamo ritornare dentro il nostro cuore, dentro la nostra coscienza. E adesso, a prescindere che dice queste sono stupidaggini, letture di Luisa Piccarreta, ma questa chi è ancora non è santa, solo serva di Dio chi la conosce. Però, se uno vuole tenere questa posizione, padronissimo, però si studia un pochino di catechismo, e le parti riguardanti la Chiesa, e un pochino di storia della Chiesa, e troverà in altre forme esattamente la esatta conferma di ciò che in maniera così viva, no, e anche toccante ed esistenziale ci ha proposto Luisa nel commento di questa immagine che Gesù stesso gli ha mostrato, e che ovviamente non fa altro che riflettere in maniera cristallina ciò che deve essere creduto, deve essere ritenuto, deve essere insegnato e deve essere vissuto. Tu sei la Santa Vergine Maria, la Regina del Regno della Divina Volontà, ecco, e abbi sempre tantissima misericordia e compassione di noi nel prenderci per mano, nell'aiutarci a stare dentro questo santo e benedetto regno, liberarci da tutto ciò che ci tiene lontano, ci allontana, ecco, sia che si trovi dentro di noi, sia che si trovi fuori di noi. I nostri desideri, soprattutto i desideri di chi desidera, crede in tutto questo e vuole entrarci, siano sempre nel tuo cuore di madre e di imperatrice, ecco, e tu possa fare tutto quello, insomma, che puoi per aiutarci, ecco, sapendo e ricordando che anche noi dobbiamo dare il massimo di noi stessi per fare tutto ciò che possiamo. Ecco, quest'anno, ecco, il Santo Padre ha voluto presentarti come madre della Chiesa, con memoria obbligatoria, certamente non casuale questo titolo, no? L'anima mariana si riconosce anche dal suo rapporto con la Chiesa, ecco. Chi non ama la Chiesa non ama la Madonna, questo dobbiamo ben dimenticarlo, non dobbiamo dimenticarlo, ecco, dobbiamo ben ricordarlo. E
avere nei confronti della Chiesa diversamente, avere nei confronti della Chiesa atteggiamenti diversi da quelli che abbiamo meditato significa addolorare il tuo cuore, senza nessun dubbio. Regolarci in base a quello che abbiamo meditato significa consolare certamente il tuo cuore addolorato e immacolato e concorrere, e per quanto possiamo, ad una sempre maggiore luminosità della Chiesa che non cessa mai di splendere anche nei momenti meno felici della sua storia. Aiutaci a ben comprenderlo, ecco, perché non basta pensare certe cose, occorre stare nella verità e agire di conseguenza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.